Di Tenet si è parlato molto, anche perché in effetti è dai tempi della prima chiusura, del primo lockdown, che è diventato oggetto di brama, un miraggio, la pellicola che avrebbe risollevato le sorti del cinema, poi è arrivata l'unico blockbuster che in effetti ha fatto capolino nelle sale, ha radunato attorno a sé una certa attenzione, se ne è discusso, se ne è parlato, alla fine, dopo una corsa, dopo un percorso lunghissimo al cinema, ha incassato un totale di 350 milioni di dollari, che in queste circostanze molto particolari può anche essere considerato un buon risultato, ma se ci limitiamo al freddo numero, non è un successo, ma è un flop, perché il film, per rientrare nei costi del tutto, avrebbe dovuto incassare come minimo 600 milioni e se n'è già, appunto, come ho detto prima, discusso a ripetizione. Ma adesso c'è un nuovo elemento, perché finalmente, vista questa grande presenza di Tenet nelle sale, che si è protratta praticamente dall'inizio di settembre fino ad oggi, si parla finalmente dell'uscita in home video del film, in DVD, in Blu-ray e anche sulle piattaforme digitali del caso. Quindi ci si pone la domanda: Tenet, vista appunto la specificità del suo rilascio, potrebbe incassare molto in home video? La domanda nasce spontanea, già che il film non è riuscito ad arrivare in sala in tanti territori. Quindi, per moltissimi spettatori sul globo terracqueo, la visione di Tenet in home video sarà a tutti gli effetti una prima visione. E quindi si specula, si discute, si dibatte. Tenet potrebbe essere un grande successo in home video? Dipende da tutta una serie di fattori. Il primo è questo. Tenet si è rivelato un film, non vorrei dire divisivo, ma che comunque non ha rappresentato forse quel gran successone a livello di riscontro del pubblico che si attendeva la Warner, abbastanza diviso, ha spaccato in due l'utenza. Vi ricorderete puntate di Facce di Nerd in cui abbiamo discusso, dibattuto sulla trama, sulla messa in scena, il film efficace oppure no. Non c'è stata quest'unione di intenti, questo apprezzamento globale nei riguardi di questa pellicola molto attesa. Dall'altro lato, però, come ho già detto, in alcuni territori il film non è proprio arrivato e quindi l'home video rappresenta una chance per molti di vedere la pellicola e di farsi una propria idea. C'è però anche un altro elemento che a volte non si cita, ovvero lo stato in cui versa il mercato dell'home video, perché sappiamo che uno stato molto particolare, il mercato home video sta morendo dinanzi ai nostri occhi, secondo me addirittura potrebbe essere già morto, e parliamo dei prezzi di rilascio di questo, però in America il film arriverà in home video, quindi in formato fisico, in tre versioni diverse. Secondo me è interessante discutere di queste tre versioni. Avremo la versione DVD, la versione Blu-ray e il pack che comprende DVD e Blu-ray. Non so quale sia la media del prezzo dei DVD e Blu-ray negli Stati Uniti, ma so che alcuni analisti hanno reagito un po' male dinanzi ai prezzi che sto per andare ad esporvi. Perché? Il DVD da solo costerà $28,98. Il Blu-ray da solo costerà $35. Il pack, il cosiddetto combo pack, costerà $44,95. Sembra una cifra particolarmente ingente e che non mi stupisce più di tanto, perché quando un mercato è in crisi è inevitabile che il prodotto diventi più che altro mira oggetto del collezionismo dei più affezionati, e i collezionisti sono propensi talvolta a sborsare anche delle cifre piuttosto ingenti per continuare a nutrire il proprio hobby. Quindi mi sembra che, come si andava preannunciando già da tempo, l'home video stia passando dalla cornice di medium popolare a prezzi abbordabili, per passare invece una cornice da mercato di collezionisti. Che
mercato di chi può permetterselo, di chi aspetta, di chi investe i suoi soldi legittimamente in una passione, in un passatempo. Non so quali saranno i prezzi per quanto riguarda l'acquisto in digitale. Questo l'articolo che ho letto io non lo diceva. Potrebbe essere un elemento secondario, potrebbe essere un elemento invece importante per cercare di stabilire se questo Tenet in home video può essere un successo oppure no. Io vi dico la mia. Ovviamente un'opinione assolutamente parziale e come al solito ci divertiamo a vedere nella sfera di cristallo. Io penso che Tenet in home video possa fare bene, ma non credo possa raggiungere i 250 milioni di introiti, perché Tenet a questo punto per pareggiare deve raggiungere i 250 milioni. Non credo sia sufficiente. Leggevo anche in chat chi diceva che in alcuni settori degli Stati Uniti il film non è mai arrivato in sala. Verissimo, e tra l'altro sono anche i settori più profittevoli. Però dal 15 dicembre la finestra esclusiva della sala si perde per sempre. Dal 15 dicembre il film arriva nel mercato home video. E non credo, magari sono pessimista, ma non credo che da qui al 15 dicembre la situazione nelle aree interessate americane possa migliorare in maniera esponenziale, francamente. Quindi, riassumendo un'ultima volta, io penso che il film in home video andrà abbastanza bene, ma non credo raggiungerà cifre da capogiro. Non credo raggiungerà i 250 milioni di incassi. Raramente in tempi recenti mi viene in mente un film che in home video sia riuscito a stravolgere completamente la tendenza della sala. Raramente mi viene in mente un film rivelatosi fallimentare al box office che poi ha trovato una seconda vita in home video, ma in maniera molto ingente, molto importante. Parliamo veramente di un risultato soverchiante. Non ne ricordo. Può darsi che ricordi male io, però credo che anche nel caso di Tenet non ci troveremo davanti a copie vendute per 250 milioni di dollari, senza contare che comunque per produrre DVD e Blu-ray c'è un'altra cifra da investire per il supporto fisico e per la distribuzione, quindi sono altri soldi che escono dalle casse e sono altri soldi che dovrebbero rientrare. Un po' difficile. Filippo, così speculando, secondo te Tenet in home video potrebbe avere una seconda vita e potrebbe veramente diventare un successone come teorizzano alcuni? Io ero sul punto di dire che per quanto, come dicevi tu, Tenet sia un film tuttora da ritenere in prima visione per certe aree dove non è uscito, quindi questo sarebbe un esordio, quello dell'home video, e specifichiamo che quando parliamo di home video parliamo di vendita del supporto fisico, non di streaming, c'è questa distinzione adesso che è opportuno fare. Io sono comunque dubitabondo, perché per quanto non sia uscito in certe parti del mondo, già il film non è inedito, quindi già qualche cosa ha circolato. Ora, sarà che io ho un atteggiamento nei confronti di questo film che non è che dico che mi sia dispiaciuto, però mi sono sentito anche un pochino preso per i fondelli, nel senso che si presenta e si fa attendere come qualche cosa di assolutamente strano e particolare, ma vedendolo poi, io l'ho vissuto così, ti rendi conto che sì, è un film sontuoso, è un film spettacolare, però tanto per cominciare, Nolan ha fatto di molto meglio in passato. Secondo poi, nella sostanza, in realtà non ti presenta niente di realmente nuovo e innovativo che ce ne vorrebbe, per quanto riguarda la storia dei giochi temporali. Ti presenta tutta una serie di cliché già visti in una lista lunghissima di film sui viaggi nel tempo e sui vari giochi temporali, in un contesto particolarmente farraginoso. Quindi io non so se questa sensazione, che anche ho avuto l'impressione di non avere provato soltanto io, non abbia cominciato a spargersi un pochino in giro, e quindi l'attesa che c'era intorno a Tenet non si sia un po' anche smorzata, ridimensionata, rendendo anche l'attesa pure del supporto home video, non dico che condannata, bannata, rifiutata, ma abbastanza ridotta rispetto al mistero e all'attesa che c'era all'inizio. Nel senso che è qualche un prodotto che si presenta come qualche cosa che dovrebbe spaccare assolutamente, poi è una bellissima confezione per un qualche cosa di assolutamente già visto, soltanto in una maniera molto, molto complicata.
Quindi io non lo so in che misura, perché ho la sensazione che l'attesa potrebbe in qualche modo avere subito un rallentamento nel suo sprint iniziale. Non c'è nessuna garanzia, chiaramente stiamo dicendo, come al solito, delle grandissime corbellerie completamente buttate di testa, perché non sappiamo, non conosciamo il futuro, non abbiamo viaggiato in quel futuro, non possediamo quella tecnologia, non ci spuntano le persone, come dicono nel film, nel doppiaggio italiano perlomeno, le persone invertite. Io provengo da una generazione in cui la parola invertito era una parola molto brutta e offensiva. L'hanno trattato così? Sì, non l'avete visto in italiano? Io no, io era non l'ho visto. Era invertito. Sì, l'hanno trattato con invertite, cioè, ma solo di un male, è tremenda come cosa. Sì, è bruttissimo. Non ci avevo mai pensato in questi termini, però in effetti... No, era brutto, magari ci penso solo io perché sono più vecchiotto e ricordo quando significava in senso molto negativo un'altra cosa. Comunque, ho l'impressione che ci sia stata anche una certa inversione di tendenza in questo caso. Quindi tu sposi la teoria del film che non ha unito il pubblico, anzi l'ha spaccato, quindi non c'è una grande considerazione nei riguardi di questo prodotto e forse l'hype che si era creato un pochettino venuto meno dopo che... Più che altro la seconda parte, nel senso che penso che si sia in parte bruciato la carica, l'appeal iniziale. Questo anche possibilmente in zone in cui non è uscito, perché nel frattempo il film in certe parti del mondo ha circolato e quindi delle opinioni si sono andate comunque diffondendo. Io sono d'accordo. Giacomo, tu cosa ne pensi? Tenet può avere una sorta di seconda vita in home video con una riscoperta, una rinascita, un grande successo di vendite, oppure sì, andrà bene, ma non aspettiamoci rivoluzioni, 250 milioni, il film che da flop passa di incassone? Non lo so, non credo, cioè sarebbe una circostanza estremamente insolita, però... Eccolo qua, Giacomo. Ah, ecco. Ero diventato Filippo a un certo punto, c'è stato uno scambio di corpo, ci siamo scambiati il corpo adesso. Sarebbe interessante anche questo. Collassi temporali, succede di tutto oggi. No, comunque, sì, non mi aspetto una grossa inversione di tendenza, però facendo parte proprio di quella fetta di pubblico che non l'ha visto in sala, quindi posso parlare per esperienza diretta, sì. Secondo me è una buona occasione, secondo me molti, di persone interessate a Nolan e alla sua filmografia che non hanno avuto occasione, non sono riuscite, non se la sono sentita di andare a vederlo in sala, potrebbero comunque dare secondo me un bel boost alla cosa, perché magari sì, ne hanno sentito parlare i loro amici, loro per altre cause non l'hanno visto, quindi una grossa fetta di guadagno credo che verrà da loro e da stra appassionati che l'hanno già visto in sala e magari vogliono tenerselo lì nella loro Nolan Collection sullo scaffale, che è una cosa assolutamente legittima. Però sì, parlare di boost tardivo magari non dico che sia impossibile, potrebbe anche succedere, però è uno scenario estremamente, estremamente remoto e estremamente sorprendente nel caso accadesse, perché come dicevamo non è mai successo. Vero è anche che non c'è mai stata un'annata come questa, siamo in una situazione, le ambulanze come sentite ci ricordano in che razza di annata siamo, quindi è anche vero che uno scenario del genere non si è mai presentato nei tempi moderni con la moderna distribuzione on video e cinematografica. Magari potrebbe essere il film che relativamente nella sfera on video incassa di più nell'ultimo periodo, poi relegato alla sfera un video, ma il mega incendio della vita che rivitalizza anche Lazzaro, non lo so, è molto difficile. Però per il mercato un video, se tutto va bene, potrebbe rappresentare un buon risultato e rivitalizzarlo un po' come non solo mercato di nicchia per collezionisti, ma magari per come era una volta, cioè unico modo per vedersi il film a casa propria.
Il problema è che ormai ci sono alternative per vedere i film a casa propria, pagando un abbonamentino e guardando. Insomma, al momento, come hai detto, non è previsto, cioè non si sa se è previsto su un servizio di streaming, cioè sarà sicuramente su un servizio di streaming, ma non sappiamo quale né quando al momento. Quindi in questo momento l'unica possibilità di vederselo a casa sarebbe l'home video vecchio stampo, no? Credo che la destinazione futura sia HBO Max, dato che è un film Warner, credo finirà lì. In Italia ovviamente la cosa è ancora tutta da verificare, da vedere, perché da noi HBO Max non c'è. Quindi. E allora magari se lo piglierà Sky, visto che... Probabile, probabilmente Now TV. I diritti dei prodotti... piccolo off topic, visto che hai menzionato il fatto che è un prodotto Warner... per esempio il reboot degli Animaniacs è un prodotto Warner, ma finisce su Hulu, è un po' strano, però magari è perché è un prodotto per giovani, non so. Ah, queste cose non so come funzionino, ammetto di non aver indagato sulla c'era solo una curiosità, visto che parlavamo del fatto che è una produzione Warner, mi aspettavo anche lì finisse forse c'erano dei cavilli precedenti del può tipo essere. Che la distribuzione deve essere per forza legata a una determinata piattaforma, ci sono un sacco di queste cosucce che non sappiamo. Comunque non sì, capito. Probabilmente Tenet sarà HBO Max in madrepatria e Sky, se Sky avrà ancora i diritti, che non so per quanto li abbia ancora i diritti HBO Max e Sky in Italia. È anche vero che però ci fanno notare che in Italia Nolan è su Netflix, ma misteri della distribuzione, appunto. Non è troppo presto per parlare di ipotesi di questo tipo, francamente. Appunto, e comunque, tanto oggi Filippo continua ad essere purtroppo colpito da problemi di connessione, e comunque non incide la piattaforma streaming in quanto tale sul risultato complessivo, francamente, a meno che queste piattaforme streaming in Italia non si mettano a combattere per Tenet e a comprarlo per delle cifre incredibili. Quindi, francamente, è un film che ha già avuto la sua distribuzione. Fosse un film inedito, forse. Esatto. Ma avendo già avuto il suo ciclo vitale in sala, è molto improbabile, anzi impossibile. Concordo, non mi aspetto questo risultato incredibile. Un buon risultato sì, di certo non andrà male la vendita in home video, però prezzo un po' importante e circostanze mi fanno pensare che non sarà decisamente questa distribuzione a far ribaltare il risultato come farebbe Alessandro Borghese nei quattro ristoranti.